canto del gallo. Siamo con Antonio Di Gennaro, nuovo club manager del settore giovanile del Bari. Si attendeva un incarico per te da tempo, è arrivato, le tue prime sensazioni? Ma sono felice perché far parte del Bari vuol dire, insomma, io che vivo qua, che ho giocato, situazione importante. E quindi il mio contributo con grande umiltà, ripartire da zero, creare un gruppo forte, settore giovanile, prima squadra e società, e ricreare e riportare ancora quell'entusiasmo che gli ultimi tre mesi questi splendidi ragazzi ci hanno fatto sognare, e quindi magari per il prossimo anno noi abbiamo l'impegno di dare grande lavoro, grande professionalità e soprattutto di portare sempre, avere sempre come riferimento anche i tifosi che sono parte integrante di una società di calcio, di una squadra di calcio. Nello specifico cosa farà il club manager del settore giovanile? Ma è una figura di riferimento che svaria dal settore giovanile, con rapporti anche eventualmente con la prima squadra, se ce n'è bisogno, con la società, per gli eventi, manifestazioni istituzionali e quant'altro, quindi rapporti anche per le affiliazioni con le scuole calcio, è un discorso a largo raggio e questo mi dà la possibilità di poter imparare molto, una nuova professione, un nuovo percorso, e quindi sono molto felice. Che messaggio sta lanciando Bari in questo momento dove l'Italia viene dal disastro del Brasile, tutti i club di Serie A adesso cominciano a parlare di valorizzare il settore giovanile, però Bari già si sta lavorando in questa direzione? Sì, questo è il nostro obiettivo, poi ovviamente le start-up iniziale sarà difficile, c'è molto da lavorare, ma questo non ci spaventa. Poi discorso strutturale per creare un centro sportivo, quelle che ovviamente poi Gianluca Paparesta e il dottor Romeo Paparesta hanno sempre manifestato, che è un po' la linfa vitale della base di lavoro che tutte le squadre dovrebbero e hanno, e quindi a Bari piano piano ci saranno questi obiettivi. Le start-up sono quelli, ma innanzitutto ricreare quell'entusiasmo, quello spirito di gruppo che serve, e l'abbiamo visto negli ultimi tre mesi, quello che hanno potuto fare creando uno spirito di gruppo veramente fantastico. Noi vediamo proprio in questa ottica, prendiamo spunto da quello che può creare un gruppo forte. Il canto del gallo.